Allora, io ringrazio tutti voi, sicuramente non sono eloquente come Valentino, che è abituato insomma, a parlare in pubblico. E, le persone che ci sono già sono tante, perché essendo una presentazione, insomma, ovviamente nessuno ci conosce, spero che prima o poi ci faremo conoscere da molte più persone. L'associazione è stata fatta perché ognuno di noi ha fatto un proprio percorso personale. Io ovviamente posso parlarvi del mio, che è cominciato tanti anni fa, quando lavoravo sulle navi e avevo l'opportunità insomma di scendere ogni tanto e visitare dei posti anche abbastanza sconosciuti, cioè i porti commerciali. E in alcuni di questi viaggi ho avuto modo di vedere alcune situazioni di estrema povertà, tipo in Senegal, dove a Dakar ho visto veramente cose allucinanti dal mio punto di vista, che sono abituato insomma a un certo benessere, chiamiamolo così. E insomma da lì è già, diciamo, si è come dire, inseminato qualcosa dentro di me. Poi col tempo insomma ho avuto modo di conoscere persone che fuggivano da quelle realtà e cercavano insomma di migliorare la propria situazione, come abbiamo fatto anche noi tanti anni fa andando negli Stati Uniti, in America, insomma, sappiamo bene, diciamo, quello che abbiamo passato, no? Insomma, io sono rimasto allibito da un dato che ho letto, che all'inizio del Novecento in Italia l'età media era 8 anni, cioè vuol dire che si moriva subito, perché c'era la povertà, ma tanta. E così come c'è stata da noi, c'è adesso anche lì. E quindi questa è una cosa che le persone sensibili come noi, insomma, prende davvero a cuore. Allora ci siamo chiesti perché, diciamo, non aiutare le persone che sono lì a stare meglio dove sono, quindi magari con dei progetti molto, molto semplici per noi, ma che per loro sono fondamentali, come quello di portare per esempio l'acqua in un villaggio. E ci siamo impegnati in questo modo, abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo contattato delle persone che già lavorano in questo settore da molti anni e abbiamo avuto risposte positive, insomma, tutti si sono messi a disposizione, perché ci sono le persone che si occupano di questo, ma trovarne delle altre è sempre più difficile. Allora quando nasce un'associazione come la nostra, per le altre associazioni che già fanno questo e lo sentono davvero, è sempre una festa. Quindi noi ci siamo impegnati personalmente, senza scopo di lucro, perché ovviamente non si vive di associazionismo, questo lo sappiamo molto bene, però si può fare bene se c'è l'impegno. E sono sicuro che in qualche modo si può anche vivere di questo a livello umano, nel senso che non ti ripaga la moneta, ma ti ripaga, come dire, il bene di vedere una persona che tu stai aiutando, che ti sorride, che ti ringrazia. Questo ce ne siamo accorti facendo pochissimo. Ci siamo avvicinati per esempio a delle persone che lavorano ai semafori, che lavorano ai parcheggi, e sono ovviamente degli stranieri, perché gli italiani sono sempre meno quelli che si impiegano in questi ardui lavori. E abbiamo visto subito che queste persone, soltanto il fatto che noi gli rivolgevamo la parola, che li avvicinavamo e dicevamo: guardate, noi vogliamo fare qualcosa, e abbiamo chiesto a loro cosa potevamo fare, di cosa avevano bisogno. E subito è nata l'idea di un corso di italiano, perché per loro è la nostra lingua, essendo magari, esatto, magari arabi, per noi l'arabo sembra una lingua assolutamente strana, se andassimo
stanno in paese arabo, penso che ci troveremo in seria difficoltà, ma è così anche per loro. E hanno veramente l'urgenza di imparare la nostra lingua, anche perché è stato introdotto insomma l'obbligatorietà di superare un esame di italiano per essere integrati, per ottenere un permesso. E quindi speriamo di poter avviare al più presto un corso di italiano, ovviamente gratuito per loro e volontario per noi, perché fondamentalmente non saremo retribuiti se non di qualche offerta o di qualcosa che insomma le persone ci daranno. E qualche anno fa, questo è proprio l'episodio che mi ha portato a cercare altre persone che la pensassero come me. In uno dei numerosi viaggi in treno che ho fatto ultimamente per lei, che vive a Bologna, ho incontrato un ragazzo tunisino che saliva su a Modena perché alcuni amici avevano detto che c'era la possibilità di un lavoro. Insomma, lui era già qui da 5 anni in Italia senza permesso di soggiorno e lavorava in nero, ovviamente. Aveva messo da parte un po' di soldi perché gli avevano detto che pagando 1.000-2.000 euro, insomma, in qualche modo gli avrebbero dato questo permesso di soggiorno. Lui si era messo da parte questi soldi e ora stava andando a cercare un lavoro, diciamo, onesto, serio, con un contratto sulla Modena. Comunque, parlando con questa persona, insomma, lui si è aperto completamente e mi ha raccontato che ha perso anche la moglie, perché dopo 5 anni che tua moglie non ti vede, perché se tu vieni in Italia non hai permesso di soggiorno non puoi uscire più dall'Italia, altrimenti non ci vivi. Quindi lui è rimasto qua 5 anni lasciando la moglie, i figli a casa, così. Ma vuoi che... c'è anche il ricongiungimento familiare che sì, è molto difficile. È difficile averlo, sono tutte le proprie famiglia dal paese di provenienza in Italia. Certo. E lui, insomma, era molto bello. Fanno i delinquenti, non è vero assolutamente, ci sono tantissime persone
che sono delle persone veramente buone, brave persone, persone anche con una laurea nel loro paese, che vengono qua e vivono, vendono al semaforo. Allora, il 50% delle persone che sono in carcere sono italiane e il 50% sono straniere, quindi vuol dire che gli stessi delinquenti che ci sono in Italia in percentuale ci sono anche altrove, cioè non c'è una differenza, non è che tutti gli stranieri sono dei delinquenti, sono delinquenti tanto quanto noi italiani, quindi sono tutti tanti luoghi comuni che sono stati diffusi nel tempo dall'informazione sbagliata, tante volte è stato ucciso la bambina, un marocchino, il tunisino, così, queste sono cose che delle persone semplici confondono, dicono loro questi vengono e vogliono rubare, vogliono fare, non è così, lo fanno perché... È facile pensare così. Esatto, esatto. La cosa che noi diciamo anche ci impegneremo a fare è quella di far cambiare queste idee, di cominciare dalle scuole, dai bambini, dai genitori, dalle classi medie, a far insomma accettare queste persone, anche perché queste persone davvero noi quando ci abbiamo a che fare ci arricchiscono, cioè dico io sono in casa mia pieno di tante cose che mi sembrano utili o addirittura indispensabili, no? Televisione, telefonino, computer, queste persone vivono e stanno bene, sono felici con niente, allora quanto ci avrebbero da insegnarci queste persone se noi ci andiamo a confrontare? Questo è quello che vorremmo far capire con il nostro progetto, oltre soprattutto alla missione Giacomo Guaglione in Tanzania, che noi non conosciamo ancora personalmente ma soltanto tramite i racconti di padre Antonio, di Don Salvatore Guerrera che è venuto qua e abbiamo conosciuto, delle foto, dei video, insomma, ma personalmente ancora non siamo andati, però ci andremo presto e vorremmo vedere cosa si può fare anche lì, perché penso che basta un ingegnere per portare un po' d'acqua in un villaggio, ormai a costruire sono diventati bravi, quindi basta che gli dai i soldi, loro comprano la roba e la costruiscono, però l'acqua è importante, fare un pozzo, portare, che ne so, insegnare dei metodi di coltivazione moderni, cose che in un piccolo villaggio può diventare una cosa veramente importante, perché poi da lì insomma loro iniziano ad autosostenersi e quando raggiungi l'autosostentamento di un villaggio, vai al prossimo villaggio e così quando tutti gli altri villaggi si autosostengono, stesso loro possono insegnare agli altri come fare, è così che si migliora, così come è così che è stato fatto anche con noi in Italia. Ci è stato insegnato come fare e noi abbiamo imparato e poi dopo ci siamo evoluti, così che va. Quindi noi speriamo di poter fare questo anche grazie all'aiuto vostro e di tutte le persone che poi conosceremo. Oggi dovevano venire, e non sono potuti venire, due associazioni molto importanti, una è la comunità di Sant'Egidio, che è nazionale, e che abbiamo conosciuto personalmente, alcune persone di loro, e loro si occupano in generale dei poveri, quindi fanno mense per i poveri, fanno per chiunque, insomma non vadano a nazionalità, così come è giusto che sia. E la cosa però bella che fanno è che loro, solo a Napoli ci sono 5-6 punti dove insegnano l'italiano agli stranieri e da loro noi impareremo i metodi per poi farlo anche noi nei nostri paesi, perché nemmeno nella nostra zona, che non l'ha, qui a Caserta anche c'è tanta gente che fa questo, però da noi abbiamo saputo che non c'è nulla che fa questo, quindi cercheremo di aprire anche noi una scuola dove poter accogliere queste persone e insegnare l'italiano e soprattutto creare un punto di incontro, perché poi dopo queste persone la sera non stanno buttate fuori a un bar oppure a casa da solo a bere, ma si incontrano in quel posto e ci conosciamo, ci confrontiamo. Da una prima ricerca così, due giorni che siamo andati in una mensa, ho conosciuto un ragazzo che è un musicista, e da lì che forse dovrebbe arrivare se non si è perso, ha detto vengo a suonare, loro fanno musica marocchina, sono tre di loro e lo fanno ovviamente gratuitamente, e quando hanno saputo che c'era la possibilità insomma di suonare in pubblico hanno subito aderito con piacere, proprio con gioia, si vedeva, e ieri è stato bellissimo perché li ho chiamati per sapere se venivano e hanno detto sì veniamo, ma stavano andando da Marigliano, si sono organizzati, sono andati a San Giuseppe Vesuviano,
strumenti, poi non avendo un posto dove provare, siamo messi nella villa comunale a provare, siamo andati a trovare, è stato bellissimo e questo è già insomma una, come dire, un rimborso per noi, diciamo così.